Colleghiamoci un attimo con Antonello, perfetto, no, mi fanno cenno che è tutto ok. Eccoci qua. Allora, erano le cuffie il problema, Antonello. Ben trovato di nuovo. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, c'è fermento per questa iniziativa che ritorna alla festa nel bosco, una manifestazione molto suggestiva e apprezzata da tantissimi cittadini del Cilento e non solo, direi, perché poi i turisti che vengono a farci visita da tutta Italia e non solo ritornano volentieri a questa festa. Allora, parliamone e spieghiamo in cosa consiste. Beh, sì, devo dire la verità, questa è una delle feste più apprezzate nel comprensorio cilentano durante il periodo estivo. È tra l'altro tra le più antiche, perché dal 1980, che tutti gli anni la festa nel bosco dal 6 al 13 agosto si svolge a Perito. La manifestazione consente in pratica nel proporre i piatti della tradizione cilentana, quelli legati ovviamente a Perito, ma che poi in generale rispecchiano un po' tutta la parte culinaria del Cilento. E quindi c'è stata sempre una ricerca attenta durante gli anni per cercare di proporre tutte quelle pietanze che una volta erano tipiche delle piade, delle tavole della gente, mentre che oggi si sono un poco perse nel tempo. E quindi il piatto principale, la regina della manifestazione, è certamente il cavatiello preparato a mano dalle donne del paese, che viene condito con il sugo al castrato o alla boscaiola oppure con il pomodoro. E poi anche nei secondi piatti invece abbiamo sempre il legame con la tradizione, perché andiamo a proporre dei piatti poveri come la minestra stretta, la ciaula, che sarebbe la ciambotta, la carne di castrato, e poi invece negli ultimi periodi abbiamo aggiunto qualcosa di più moderno per accontentare un poco tutti, quindi uno spezzatino di vitello e le patate fritte, che sono per i più piccoli, ma in realtà sono un po' per tutti poi. Dal 6 al 13 agosto, quindi chi verrà lì da voi avrà la possibilità di degustare questi piatti unici. L'abbiamo visto dalle immagini, insomma, realizzate da Daniele Romualdi, che è un nostro collaboratore che segue questa manifestazione da diversi anni. Noi ringraziamo la Proloco e il suo presidente e i tanti, insomma, che fanno parte di questa grande squadra che poi realizzano ogni anno una manifestazione apprezzata, direi, dai cittadini e dai tanti turisti. C'è un percorso, Antonello, che caratterizza questa festa, giusto? Sì, il percorso che diciamo, la rende un poco diversa da tutte le altre manifestazioni è proprio il percorso che poi è all'interno del bosco, quindi dove è possibile anche fare una breve passeggiata, perché una parte dell'area diciamo, è fatta a mo' di sentiero, quindi è possibile camminare in mezzo agli alberi, che può sembrare una cosa scontata, ma invece per chi poi ci viene a trovare non è così, soprattutto per chi arriva dalla città, da posti lontani, insomma. E quindi c'è questo bel percorso da poter fare. Inoltre c'è anche la possibilità di visitare il paese durante le feste, quindi è una manifestazione che ha il cuore nel bosco, ma che poi è possibile, diciamo, espandere per tutto il territorio del paese. Quindi c'è molto da fare alla festa nel bosco. Antonello, ecco, hai nominato la visita al paese. Ecco, possiamo mettere in risalto anche le bellezze di questo territorio per invogliare a venirlo a visitare, oltre che fare la tappa alla festa nel bosco, ovviamente. Sì, certo, anzi a proposito di questo, per il 6 agosto, che è il primo giorno della manifestazione, usciremo anche con una guida online, quindi diciamo, sarà anche possibile visitare il paese consultando questa guida, che individua 14 punti, che sono appunto gli edifici o le piazze storiche del nostro paese. E quindi si parte dalla visita all'antica chiesa di San Nicola, fino ad arrivare nel centro storico di Perito, dove ci sono i palazzi delle famiglie nobili, le piazzette panoramiche del paese, che
inoltre le altre chiesette che sono disseminate per il paese. Poi, sempre in questa guida che è disponibile per tutti gratuitamente, tra pochi giorni la pubblicheremo online, appunto ci sarà la possibilità anche di scoprire quelle che sono le storie e le leggende che si narrano qui a Perito. E quindi sarà un'aggiunta importante per il nostro comune, diciamo così, per farsi conoscere, perché nei piccoli borghi c'è tanto da raccontare ed è stata una lunga ricerca dove ci abbiamo lavorato per diversi mesi proprio per riuscire a mettere insieme queste pagine. Però è importante perché è tutto finalizzato per cercare di sviluppare il territorio nel migliore dei modi, per far conoscere i piccoli borghi, per far ritornare la gente nei piccoli borghi, perché spesso siamo individuati soltanto come organizzatori di eventi enogastronomici, ma invece non è così, perché non so, a Perito, ma non solo, durante l'anno si fanno tante cose e tutti i borghi cilentani, quelli del Cilento interno, meritano davvero di essere visitati perché sono ricchi di storia e di tradizioni, che vanno oltre il cibo. Che edizione è arrivata la festa nel bosco, Antonello? Siamo alla 41esima quest'anno, dal 1980, purtroppo solo 2 anni fa abbiamo dovuto rinunciare, però, ma quindi è stato un percorso lungo di 41 anni. Sono tantissimi anni che portate avanti questa iniziativa. Avete fatto una stima di quante presenze ha portato sul territorio di Perito questa manifestazione? Allora, la manifestazione è cresciuta in modo, diciamo, esponenziale negli ultimi 30 anni. I primi anni ovviamente sono stati anni di sperimentazione, la festa era leggermente diversa, però diciamo negli ultimi 30 anni è cresciuta notevolmente, quindi affermandosi tra le principali manifestazioni del Cilento. E il conto totale nella la sera del 13 agosto, in genere siamo sulle 8.000 presenze, quindi un migliaio di presenze a sera. Che lavorate bene e avete lavorato bene, insomma, perché insomma 8.000 sono tanti, non è che sono pochi. E poi, insomma, Perito è un comune dell'entroterra del Cilento, quindi è semplice arrivare. Facciamo anche un po', invitiamo anche un po' i telespettatori a venire e come percorrere la strada, ecco, come arrivare a Perito. Allora, arrivare a Perito è molto semplice, anzi molto più semplice di quanto si possa immaginare, perché noi siamo praticamente a metà strada tra Vallo e Agropoli, quindi percorrendo la Tirrenia inferiore c'è proprio l'uscita a Perito, quindi dopo la Digalento venendo da Agropoli, dopo Omignano venendo da Vallo della Lucania, c'è lo svincolo che sale su a Perito e dall'uscita al paese sono 5 chilometri. Un poco in salita, però sono soltanto 5 chilometri e si arriva poi subito nel centro storico. E il bosco invece è posizionato al di sopra del paese, questa è un'altra curiosità, quindi è nella parte alta del paese ed è molto semplice arrivarci perché dalla piazza dista poche centinaia di metri. Mi senti? Antonello? Antonello? Forse Sì, arriva lui. mi Ecco. sento bene. Antonello, piacere, io sono Gianni, non ci siamo mai presentati, insomma, non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerci. Volevo farti i complimenti innanzitutto per la squadra che hai con te, perché so che l'organizzazione della Festa del Bosco è una delle migliori nel Cilento, se non in Campania, perché molti turisti, molte persone che vi hanno, insomma, visitato, mi hanno fatto i complimenti, vi hanno fatto i complimenti per la grande organizzazione e serietà della manifestazione. Quindi parto da questo. E poi volevo capire da te quale fosse l'origine del nome Perito, perché mi sembra che ci sono tre caratteristiche, ovvero che deriva dal paese che poi alla fine è appunto perito, insomma, è andato in malora, oppure deriva dal fatto che si utilizzava all'epoca una grande quantità di polvere da sparo, perché c'era questa tradizione che
voleva appunto la costruzione della polvere da sparo, e poi l'altra, non ricordo bene adesso, che deriva dalla coltivazione delle pere, dal pereto, e quindi perito, poi l'etimologia della parola, insomma, si è trasformata. Allora, dici tu, quale delle tre è più accreditata come origine del paese? Perché questa è una mia curiosità. Allora, diciamo che quella più accreditata è certamente la presenza del pero selvatico, che quindi dà questa origine, come dicono gli storici, fitonimica del toponimo, perché quando intorno all'anno 1000 è stato fondato il borgo di Perito dai monaci greco-ortodossi provenienti dalla badia di Pattano, e diciamo loro erano soliti individuare questi luoghi a seconda, diciamo, della natura che vedevano probabilmente, e infatti ci sono tante testimonianze nel Cilento, quindi Perito per il pero, come può essere altri paesi, adesso mi viene in mente Ceraso per il Ciliegio, insomma, quindi l'origine più accreditata è certamente questa. Altre origini... È quella che preferisco di più. Ma da come risulta probabilmente è quella, diciamo, vera, insomma. Poi ci sono anche tante altre ipotesi che hanno fatto degli storici locali o tante altre persone che si interessano alla toponomastica. Una appunto era la pirite, quindi la polvere da sparo, perché in paese si produceva la polvere da sparo in tempi passati. Altri invece fanno ricondurre questo nome alla posizione di Perito, perché Perito è un punto panoramico straordinario, perché noi siamo a 480 metri sul livello del mare, su un crinale di una collina dove attorno a noi praticamente c'è il vuoto, quindi abbiamo 360 gradi di panorama, e fanno risalire il nome Perito proprio a questa posizione diciamo geografica, scomponendo il nome in greco, quindi uscirebbe come un punto panoramico, appunto, una composizione del nome. Però io pure, come te, preferisco quella del pero perché la ritengo più autentica. Complimenti anche per la tua preparazione, ecco perché sei presidente della... sulla storia del paese, quindi da tanti anni che stiamo recuperando tante cose che altrimenti rischierebbero di andare perdute, e quindi stiamo facendo un grosso lavoro per quanto riguarda la storia di Perito. Questo testimonia il fatto che dicevi prima, Antonello, ovvero che non vi occupate soltanto di enogastronomia, ma soprattutto di storia e di valorizzazione del territorio. Quindi maggiormente ti faccio i complimenti a te e alla tua squadra. Siamo posti 3 anni fa, quando abbiamo iniziato l'avventura con me presidente, perché da tanti anni faccio parte della Proloco, ma solo da 3 anni ho l'onore di essere presidente. L'obiettivo era proprio quello di cambiare un po' l'associazione, quindi non solo come organizzatori di eventi, ma intervenire sul nostro paese. L'abbiamo fatto e voi ci avete seguito nel percorso dei murales della memoria, dove praticamente abbiamo riqualificato l'intera piazza di Perito, la ricerca storica, abbiamo fondato il primo giornalino dell'associazione che raggiunge tante persone, sia a modo cartaceo sia online, anche chi è fuori soprattutto ce lo richiedono sempre. Quindi è un modo per tenere vivo il paese e far capire che a Perito, ma non solo, non esiste solo la gastronomia, ma c'è tanto tanto altro. Fateci pervenire il giornalino quando è in uscita alla redazione @cilentochannel.it, così avremo modo di leggerlo, sfogliarlo e dare le informazioni anche ai nostri telespettatori. Il prossimo numero è perché è un periodico che esce 3 volte l'anno, e quindi il prossimo è ad agosto. Perfetto. Antonello, oltre a questa bellissima manifestazione che si svolge ad agosto a Perito, ci sono altri eventi che la Proloco organizza nel corso dell'anno? Sì, facciamo diversi eventi. Ovviamente la festa nel bosco è quella più grande e più conosciuta, però poi durante l'anno cerchiamo sempre di essere attivi. Purtroppo le altre manifestazioni lo scorso anno non le abbiamo riprese, a differenza della festa nel bosco, ma
diciamo, un'altra molto importante è Perito Olive, che si svolge in primavera o nel periodo natalizio, insomma, varia un poco come periodo. È una manifestazione molto importante che speriamo che prima o poi possa crescere perché è legata all'olio di oliva, quindi come prodotto d'eccellenza delle nostre terre. È una manifestazione che dura 3 giorni, prevede degli stand nel centro storico del paese ed è molto molto caratteristica. Poi ovviamente abbiamo le feste, diciamo quelle obbligate, diciamo così, quindi il carnevale, il Natale. Ci piace molto fare delle presentazioni dei libri, ne abbiamo fatte diverse anche insieme con l'amministrazione comunale. Insomma, cerchiamo di volta in volta di inventarci qualcosa di nuovo per far sì che il paese possa vivere tutto l'anno, perché poi è molto semplice ad agosto, insomma, dire che vengono 8.000 persone, però poi è più complicato farlo quando si parla di novembre, di dicembre, insomma, è là la vera sfida poi. Eh sì, hai ragione, però insomma viene premiato l'impegno che ci mettete, il cuore poi in quello che realizzate. Allora, Antonello, invitiamo i telespettatori di Cilento Channel, l'unica TV, insomma, a venire a questa meravigliosa festa dal 6 al 13 agosto, a partire dalle ore. Dalle ore 20 siamo operativi. E possono magari venire anche dal mattino, visitare Perito, magari non so, fare un'escursione e poi fermarsi a cenare con questi piatti della tradizione cilentana. Sicuramente, sì, la possibilità di venire in paese qualche ora prima è sicuramente una buona idea perché si ha modo di entrare in contatto con la comunità. E quindi è un'esperienza che può diventare piacevole. Inoltre, cioè appunto, ripeto, con la guida che abbiamo preparato, diventa anche tutto più semplice per conoscerci un pochino meglio. Ecco, questi piatti fanno venire davvero l'acquolina in bocca e quest'anno sicuramente vi verremo a trovare anche noi perché abbiamo veramente il piacere di stare un po' in compagnia di questa bellissima squadra di ragazzi che svolgono un lavoro importante per il territorio e poi anche per onorarvi, insomma, per quello che fate. Grazie Antonello per essere stato con noi e per aver accettato il nostro invito e ancora complimenti per il lavoro che svolgono. Oggi insieme a tutta la squadra della Proloco Perito. Grazie, grazie mille a Antonello, grazie, ci vediamo sicuramente sul posto, a Perito. voi. Ti aspettiamo. Buona giornata, grazie. Grazie.